terzo carme del liber è strettamente connesso al numero 2. Connesso dal punto di vista metrico, entrambi sono endecasillabi faleci, cioè sono scritti in questo metro, l'endecasillabo falecio, ma soprattutto dal punto di vista del contenuto, perché entrambi riguardano il tema del passerotto di Lesbia. Noi siamo abituati ormai a concepire i due carmi come il secondo e il terzo del liber catulliano. Però in realtà, se consideriamo che il primo carme, cioè la dedica a Cornelio nepote, essendo appunto una dedica, doveva essere messo fuori del volumen che conteneva il Liber Catulliano. Allora il numero 2 e il numero 3, cioè i due carmina in questione dedicati al passerotto di Lesbia, sono in realtà i carmi con cui Catullo apre il Liber, cioè i primissimi carmina della raccolta. Perché Catullo inaugura il liber proprio con questi due componimenti? Da una parte perché li reputa degni di aprire appunto la raccolta, perché erano componimenti ai quali teneva molto, forse, ma quasi sicuramente erano dei biglietti da visita per il destinatario con i quali Catullo era come se volesse dire: io riesco a fare questo, cioè io sono talmente bravo da spingermi, da elevarmi a queste altezze poetiche. In effetti, il carme numero 2, come ho detto nella registrazione precedente, e questo carme di cui ci occupiamo oggi, il numero 3, sono delle composizioni raffinatissime. Il numero 2, lo ricordo brevemente, era stato un dialogo fittizio tra Catullo e il passero. In realtà è un discorso che Catullo immagina di rivolgere al passero per introdurre la figura della protagonista femminile, che è lesbia. Lesbia colta in questa istantanea rappresentata dal carme numero 2 in una immagine consegnata all'eternità, cioè quella di una ragazza intenta a giocare con questa creatura, con questo uccellino. Questa scena e le considerazioni che il poeta produce nel vedere questa scena sono contenute dal numero 2 al numero 8, nei versi che vanno dal 2 all'8. Gli ultimi due versi introducono il protagonista vero e proprio. Quindi, se vogliamo, Lesbia è una protagonista apparente, il protagonista reale è proprio Catullo, il quale è il soggetto che sente, che pensa, che riflette, che parla con il passero, che vede questa scena, che alla fine esclama, rivolgendosi al passero: magari potessi giocare con te come fa lei. E
in questo modo, ma sicuramente con me non funziona come accade invece con lesbia, e in questo modo alleviare, poter alleviare i tormenti dell'innamoramento, del male d'amore. Ma veniamo al carme 3. Che cos'è questo carme? È un epicedio. L'epicedio è un genere letterario tipico della poesia latina, deriva dal greco epikedeion melos, cioè un canto funebre, e in effetti la latinità ha ripreso dal mondo greco quello che in origine era una lamentazione funebre espressa in presentia cadaveris, cioè di fronte al corpo del morto. E sono vari gli esempi che noi abbiamo, sia precedenti a Catullo, di epicedi che riguardano la morte, il lamento funebre su un animale caro al proprietario, e sono anche illustri gli esempi di coloro che verranno dopo. Uno fra tutti, Ovidio negli Amores. Comunque, cosa accade nel terzo carme? Nel terzo carme, purtroppo, è celebrata la morte del passero cantato nel carme precedente, nel numero 2. E c'è l'invocazione a Venere, agli amorini, per cui si vestano a lutto, per cui piangano. Perché cosa è successo? È morto il passero della mia ragazza, dice Catullo. E qui c'è tutto un discorso che riguarda ancora il rapporto tra lesbia e questo passero, il quale poi alla fine se ne va verso l'oltretomba, di qui lo sdegno, quasi la rabbia del poeta contro le tenebre dell'orco che rapiscono, divorano tutto ciò che c'è di bello, di amabile, di grazioso, ma soprattutto perché a causa della morte di questo passero gli occhi della sua amata, di lesbia, si arrossano, gonfi appunto di pianto. Questa è la sintesi del canto. Prima di leggerlo e di tradurlo, volevo spendere due parole circa l'interpretazione del passer. Nel video precedente non ho ritenuto opportuno scendere in merito a questa interpretazione, dando per scontato che la lettura migliore, ne sono convinto, sia quella letterale e del carme 2 e del carme 3, cioè questo passero va inteso proprio come un uccellino. Però in modo inevitabile a scuola, in altri ambiti, ogni qualvolta si richiama alla memoria il carme 2 o 3 e quindi il passero di lesbia, ritorna prepotente il problema dell'interpretazione. Sarà forse il caso in questa sede di spendere 5 minuti riguardo al problema, proprio perché l'argomento sia in qualche modo completo. Ripeto, a mio modo di vedere, la lettura migliore che si possa fare del secondo e del terzo carme è quella letterale. Però le interpretazioni nel tempo riguardo a questo passer sono state veramente tante.
alcune spiegabili con gli stessi testi, altre in realtà molto più fantasiose, quindi un po' fuori dal reale. Per esempio, ci sarebbe un'interpretazione secondo cui questo passero è morto perché l'avrebbe ucciso Lesbia, in quanto poi lo avrebbe mangiato, perché il passero era un noto cibo afrodisiaco, dei poteri afrodisiaci. Però generalmente il discorso del passero di Lesbia cade su un'interpretazione oscena. Insomma, vi è chi ha identificato questo passer addirittura con l'attributo virile e ha giustificato questa lettura con alcuni termini tipici della letteratura erotica, come nel Carme 2, desiderium, come sempre nel Carme 2, ludere, sottintendendo con questo ludere giocare i giochi d'amore. Non dico nulla riguardo questa interpretazione per quanto riguarda il Carme 2, però per quanto riguarda il Carme 3 c'è appunto chi sostiene questa interpretazione. Ma c'è anche chi sostiene che dietro l'immagine del passer vada vista quella di Catullo stesso. Un Catullo che è oggetto di gioco da parte di Lesbia nel secondo Carme. E noi vediamo quindi da una parte questa donna per la quale Catullo è solo un giocattolo nelle sue mani, è solo un passatempo come tanti altri. Quindi vediamo questa donna distaccata, invece è proprio il passero, quasi servo d'amore, che salta, come vedremo poi nel terzo carme, di qua e di là, quasi rispondendo a ogni richiamo della padroncina, non si allontana mai dal grembo di lei e pigola solo rivolto alla sua padroncina. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire essenzialmente che Lesbia ha un rapporto superficiale, tutto al contrario di quello di Catullo, che invece era costituito da un sentimento molto profondo e soprattutto assoluto, che si riveste dei caratteri dell'assolutezza, esclusivo, rivolto solo a Lesbia. Tutte le letture sono possibili, alcune sono verosimili, ma poco probabili, quindi improbabili. Come dobbiamo comportarci? A mio modo di vedere, il numero 2 e il numero 3 acquistano in poesia grazie a una lettura letterale, quindi senza stare a trovare simbologie o significati reconditi nascosti dietro la figura del passer. Per quanto riguarda quell'interpretazione oscena, io mi sentirei in qualche modo di scartarla perché Catullo aveva molta familiarità con il registro volgare, con il turpiloquio, con le varie oscenità.
non si sarebbe certo fatto problemi nello scrivere, nell'immaginare, nel pensare un Carme più crudo, più diretto, ma anche se lui avesse voluto essere raffinato con una materia un po' così, tra virgolette, oscena, comunque sia, a mio modo di vedere, avrebbe dovuto lasciar trapelare o nel 2 o nel 3, o nel Carme 2 o nel Carme 3, alcuni indizi, un po' come Pollicino che lascia cadere questi sassolini, quindi qualcosa di malizioso, qualche elemento gli sarebbe dovuto cadere di mano e noi lo avremmo dovuto in qualche passo, in qualche parola, in qualche verso trovare. Non si trova, perché sia nel Carme 2 come anche nel Carme 3 l'immagine di Lesbia che gioca che gioca con il passero e che poi lo piange, ne piange la morte, è avvolta da una coltre, se vogliamo, di candore, di innocenza, quasi di purezza. E nel secondo questi giochi appaiono e sono completamente innocenti. Nel Carme 3 addirittura sembra una bambina che piange, piange la morte di questo animaletto. Quindi, a mio modo di vedere, questa lettura dovrebbe essere in qualche modo scartata, ma è verosimile. Sempre a mio modo di vedere, la via per godere appieno di questi versi immortali è proprio quello di interpretare alla lettera il 2 e il 3, cioè il passero è appunto un passero. Su cosa ci basiamo? Ma ci basiamo sul buon gusto, ci basiamo sul buon senso, ci basiamo anche sulla esperienza. Basti pensare a tutte quelle ragazze, fanciulle, ancora oggi, anzi specialmente oggi, che riversano il proprio mondo emotivo su un animale. Che possa essere un uccellino, possa essere un cucciolo, possa essere un cane, un gatto. Ecco, noi osserviamo come si comportano. Sembra quasi che questa creatura sia un figlio, tanto è colmata di affetto, di attenzioni. E dal punto di vista dell'animale, la padrona, questa ragazza, è vista quasi come un genitore. Perché lo sostenta, lo alimenta, lo protegge, se ne prende cura e lo ricolma appunto di attenzioni e di affetto. Basti pensare a una ragazza, cioè aprire gli occhi sulla realtà che ci circonda e vedere come questo spettacolo, questa scena, io ho parlato di istantanea consegnata all'immortalità, di lesbia che gioca con il passero e di lesbia che in effetti nel Carme 3 ha un rapporto stretto con questo passero, basti pensare a ciò che osserviamo per vedere in effetti del tutto spiegabili e del tutto normali questi versi. Non occorre andare a trovare un senso altro. Poi è chiaro che la poesia, la vera poesia, la poesia con l'iniziale maiuscola, indubbiamente si carica di altri significati, però a mio parere quella interpretazione oscena è da scartare. C'è chi invece abbia voluto vedere un Catullo che si immedesima nel passero, tutto è possibile, per cui un Catullo che è come un giocattolo nelle mani di lesbia nel Carme 2 e il Carme 3 sarebbe il Carme che è stato scritto riprendendo i moduli compositivi del Carme 2 dopo la rottura del rapporto tra Catullo e lesbia, quindi dopo l'abbandono, dopo
il distacco definitivo, Catullo avrebbe cantato questa morte del passero, cioè dell'amore di lui stesso come amante di Lesbia, avrebbe addirittura invocato i Veneri e gli Amorini. Basta, troppe chiacchiere, vediamo questo terzo Carme, finalmente, lo leggo e lo traduco parola per parola. Qualcuno mi ha chiesto di leggere più lentamente, indubbiamente mi rendo conto che magari la lettura può per qualcuno essere utile nel mettere, nel posizionare gli ictus, cioè gli accenti sulle sillabe. Io cerco di leggere più lentamente, però ricordo anche che il mezzo utilizzato, quello del video, permette di ripetere a proprio piacimento il filmato, la lettura, finché non si riescono a mettere tutti questi ictus. Quindi il metro è l'endecasillabo falecio. Lugeto veneres cupi dinesque, et quantum stominum venusti orum, passer mortus est me puelle, passer delice è me puelle, quem plus illo culis suis amabat, nam mellitus erat suanque norat, ipsam tam benequam puella matrem, nec se sa gremillius movebat, sed circum siliens moduc modilluc, ad solam dominusque pi piabat, qui nuncit periter tenebri cosum, illu cunde negant redire quenquam, at vobis malesit male tenebre, orci, quomnia bella devoratis, tam bellum mi passer abstulistis, o factum malo miselle passer, tua nunc opera me è puelle, flendo turgiduli rubent ocelli. La lettura non suscita problemi di sorta, ci sono alcune sinalefe, cioè quelle figure in poesia che permettono all'ultima sillaba di una parola di fondersi con la prima della parola successiva perché sia rispettato il disegno, l'impianto metrico del verso. Quindi attenzione, lugete o veneres, lugeto veneres. E in genere a scuola come ci si comporta? Per indicare la sinalefe noi non dovremmo leggere la E finale di lugete, ma dovremmo fondere lugeto, ecco, la T con la O, direttamente collegare e fare una specie di collegamento, di legame, con la matita, un segno a matita che colleghi la T di lugete a O, lugeto veneres, oppure si mette tra parentesi la E per far capire, per far vedere che la E in sede di lettura non si legge. Quindi la prima sinalefe, lugeto veneres cupidinesque, et quantumst hominum venusti orum, poi un'altra sinalefe l'abbiamo al verso 5, quem plus illoculis, illa oculis, la A cade o non si pronuncia o si fonde con la O di oculis, illoculis suis amabat. Poi altre sinalefe abbiamo al verso 8, nec se sa, se se a, se sa, quindi la E non si pronuncia, dalla S alla A si può segnare il collegamento, gremio e illius, la stessa cosa, la I di gremio, gremi, si fonde con illius, la prima sillaba della parola successiva, quindi nec, se sa, gremi, lius,
movebat gremi. Sed circumsiliens modo uc modo illuc, in realtà è moduc modilluc, la o in entrambi i casi, l'ultima o di modo, non si legge, è un'altra sinalefe. Poi nel decimo verso, ad solam dominam usque, ad solam dominusque, domin, e poi c'è il collegamento della sinalefe, a usque, am, non si legge, attenzione agli accusativi in metrica. Qui nunquit periter tenebri cosum. Poi abbiamo orci, quomnia, bella devoratis, que e omnia si fondono, sinalefe. Poi abbiamo passerem, un altro accusativo, passer abstulistis, quell'em non si legge. O factum male o miselle passer, o factum malo miselle passer, e basta, e basta. Allora, lugete, lugete, da lugeo, luges, luxi, luctum, lugere, che significa indossare, portare, mettere il lutto, e piangere, della seconda. Quindi piangete, o veneri e cupidines, in realtà sarebbero gli amorini, quelle creature rappresentate come dei putti, dei bambini, che in realtà erano gli adoni, gli amorini, i cupidi, che seguivano Venere nel suo corteo, così come le menadi, le baccanti, seguivano Dioniso nel suo corteo. Gli amorini, d'accordo che sono al plurale, ma perché si parla di Veneres? Perché o veneri e amorini? O intendendo con grazie queste veneri, quindi si potrebbe tradurre piangete, grazie e amorini e cupidi, oppure, ecco, per attrazione con il vocabolo plurale successivo, cupidines, allora anziché Venus ha preferito la forma Veneres. Quindi noi potremmo a nostro piacimento tradurre piangete o grazie e amorini, oppure piangete Venere e amorini, è la stessa cosa. Questi cupidines in realtà sono gli erotes della tradizione greca, appunto questi amorini. Piangete o grazie amorini, e attenzione, quantumst, c'è una aferesi di est che si attacca a quantum. Aferesi è la caduta della vocale o della sillaba iniziale di una parola, in questo caso la E di est, che poi si attacca a quantum, e quantum est. Poi attenzione che c'è un genitivo di quantità, hominum venustiorum. Piangete grazie amorini, e quanto vi è, traduciamo letteralmente, quanto vi è di uomini venustus, venusta, venustum, significa leggiadro, affabile, grazioso, elegante, quindi e tutti gli uomini gentili, direbbe Dante Alighieri, dal cuor gentile, è lo stesso concetto quasi. E quanto vi è e quanti sono gli uomini gentili, uomini eleganti, uomini fini. Il passero è morto, il passero della mia ragazza. Per l'interpretazione, la traduzione di questo termine puella nella poesia erotica, cioè della poesia d'amore, si riveda il video precedente, quello dedicato al secondo carme del Liber. Passer mortus est me puelle, è morto il passero della mia ragazza. Il passero
delizia della mia ragazza, ricordiamoci che questo quarto verso in realtà sarebbe il primo verso del carme precedente, del carme numero 2, che si apriva Passer delice me puelle. Qui lo ritroviamo così com'era e com'è nel quarto del carme 3. Passer delice me puelle, o il passero, delizia della mia amata, della mia ragazza, il quale lei amava più dei suoi occhi. Attenzione a questo ablativo, oculis suis, che è un ablativo che traduce il secondo termine di paragone. E attenzione ancora, amare, aliquem, plus oculis, suis, meis, tuis, eccetera, con il possessivo, era una formula di uso comune, quindi nel linguaggio familiare e anche nel linguaggio colloquiale, cioè amare qualcuno più dei propri occhi, amarlo in modo intenso. Nam, infatti, mellitus letteralmente significa pieno di miele, infatti era dolce, caro, pieno di miele, ma poi c'è anche un altro significato che vuol dire dolce e caro, e norat suam ipsam tam bene quam puella matrem. Norat è una forma contratta di noverat, un più che perfetto, di nos conoscis novi notum noscere. Attenzione che questo verbo al perfetto novi novisse e all'infinito, quindi passato, può tradursi anche con il tempo presente, quindi noverat può tradursi con un imperfetto. Quindi infatti era caro e conosceva la sua stessa, sottinteso padroncina, tanto bene quanto una figlia, sottinteso, conosce la madre. Né lui a gremio ilius movebat, né si allontanava dal grembo di lei. Sed circumsiliens, attenzione che circumsilio, circumsilire, è un composto di circum e salio, salire che significa saltare tutto intorno, ma saltellando intorno ora qua, ora là, uc e luc sono due avverbi di moto al luogo. Ad solam dominam usque continuamente, questo usque, continuamente alla sola padrona. La sola padrona pipiabat, pipiare, è un verbo onomatopeico, pigolava, rivolto alla continuamente alla sola padrona. Il quale qui si riferisce a passer, ora nunc, it, eois, i o ivi itum ire, vuol dire andare, come sapete benissimo, il quale ora va attraverso un cammino iter per iter tenebricosum, per riaccusativo, moto per luogo, attraverso un cammino tenebroso, quindi si incammina per una via tenebrosa, verso là, è un avverbio di moto al luogo, il luc, verso là da dove, un altro avverbio però di moto da luogo, unde, attenzione qui, negant, quenquam redire, negano che qualcuno ritorni. In realtà in italiano noi spostiamo la negazione sul pronome e diciamo da dove dicono, affermano che nessuno ritorni. Ecco, questa è la forma migliore. Ma traduciamo letteralmente nel verso successivo at, che in latino è un'opposizione molto forte. Più stemperata è sed, quindi ma si può dire in due modi, at e sette, at però ha e mostra una opposizione più forte, ma sia male a voi, voi chi? Male, tenebre orci, malvagie, tenebre
dell'orco, dell'oltretomba. Quindi quel at vobis male sit, oltre alla forma letterale ma sia male a voi, che vuol dire in italiano ma siate maledette, maledette tenebre dell'orco. Attenzione che quindi qui c'è una parte, la parte finale, in cui il discorso si infittisce di artifici retorici. Innanzitutto la ripetizione, at vobis male sit, male tenebre. Poi abbiamo un enjambement a capo, orci, che è collegato a male tenebre, che conclude il verso precedente. At vobis male sit, male tenebre orci, que omnia bella devoratis. Qui c'è un chiasmo, male tenebre omnia bella. Il chiasmo è una figura retorica molto comune in poesia, nella poesia latina, ma soprattutto nella poesia italiana. Se ne potrebbero fare tantissimi esempi. In realtà consiste nel cambiamento di posizione di un termine, di un parallelismo linguistico. Che vuol dire? Mi spiego meglio. Quando noi parliamo, prendo l'esempio tratto dal Passero solitario di Giacomo Leopardi, quando noi parliamo, ecco, Giacomo Leopardi dovrebbe dire odi greggi belar armenti muggire, cioè noi siamo portati a costruire un parallelismo nome verbo, odi greggi, le greggi belare, e odi gli armenti muggire, quindi greggi belare, armenti muggire, nome verbo. Questo è il parallelismo. Abbiamo in realtà due coppie, nome verbo, questo nel linguaggio parlato, ma i termini di questo parallelismo possono essere scambiati. Ecco, la seconda coppia può in realtà invertire questo ordine dei suoi elementi e si ha appunto il chiasmo nome verbo nome, non più nome verbo, ma nome verbo nome, come nel Passero solitario Giacomo Leopardi ha scritto odi greggi belar muggire armenti, nome verbo nome. Qui abbiamo male tenebre omnia bella, quindi abbiamo aggettivo nome aggettivo, ricordiamocelo. Ma siate maledette, malvagie, maledette tenebre dell'orco, che, riferito a tenebre, nominativo, pronome relativo, divorate tutto ciò che c'è di amabile, di buono, di gentile, di grazioso. Stiamo attenti a quel bella, che ritroviamo nel verso successivo, tam bellum mi passer abstulistis. Abstuli è il perfetto di aufero, aufers, abstuli, ablatum, auferre, che è composto di ab e fero, fero portare, da prendere, portare via, strappare via da. E quindi mi avete portato via, mi avete strappato, quel mi a me, un passero, tam bellum. Bellum ha lo stesso valore che nel verso precedente, omnia bella, che non ha nulla a che fare con il bellum belli neutro della seconda declinazione, che come tutti sanno vuol dire guerra. Bellum qui è un diminutivo, bellus è un diminutivo di bonus, quindi significa appunto buono, gentile, amabile, grazioso. Ma siate maledette, maledette tenebre dell'orco, che divorate, questo è un verbo molto forte, divorate ogni cosa omnia, ogni cosa gentile. Io tradurrei meglio tutto ciò che c'è di buono o di gentile o di amabile o di grazioso, come ci pare. Mi avete strappato, portato via
un passero tanto prezioso, tanto grazioso. O factum male, o miselle passer, o sventura factum male, o sciagura, o sventura, o povero, miselle, passero, passerotto, povero passerotto. Ora, nunc, per colpa tua opera, me puelle ocelli rubent turgiduli flendo. Gli occhi della mia ragazza rosseggiano, rubeo rubere si arrossano, turgiduli gonfi per il piangere. Attenzione a questo gerundio, che in realtà è un ablativo strumentale, però da tradursi più con un sostantivo, per non appesantire la traduzione, quindi evitiamo gonfi per il piangere, gonfi per il pianto, gonfi meglio di pianto. Ora, per colpa tua, gli occhi della mia ragazza si arrossano, gonfi di pianto. Commento finale in poche parole, perché il tempo è tiranno e vola già oltre i 40 minuti. Insomma, è morto questo passero, un passero che è rievocato compagno di giochi di Lesbia. Qui si mette più in rilievo il comportamento del passero rispetto a Lesbia. Un passero che non si allontana mai dal grembo, che conosce la sua padroncina come una bambina, una figlia conosce la madre, e poi saltella sempre lì intorno, non si allontana mai, ora qua, ora là, però ecco, si rivolge solo, è un amore esclusivo, quasi quello di Catullo per Lesbia. Possiamo in qualche modo interpretare questo passero, cioè intravedere dietro la figura del passero, oggetto di gioco nel Carme 2 e morto invece nel Carme 3, la figura del poeta stesso, del poeta che si trova ad essere un servo d'amore, un oggetto di gioco, di divertimento, nelle mani di questa amante così fredda, così perfida, quale è Lesbia. E poi anche un amante che alla fine è morto interiormente, è morto il suo amore dopo la separazione con Lesbia, per cui il poeta invocherebbe Venere e tutto il suo seguito a piangere per la morte di questo amore e per il fatto che Catullo si incammini, perlomeno metaforicamente, il suo amore verso la via dell'orco, verso l'oltretomba, e a Lesbia rimane soltanto il fatto, uno sfogo, questo fatto di piangere, di arrossarsi nel pianto gli occhi. Però, e qui concludo, voglio ripetere che a mio modo di vedere il Carme 2 e il Carme 3 possono essere goduti meglio se a loro si dà un valore e un'interpretazione letterale. Così facendo, il numero 2 e il numero 3 crescono veramente, si innalzano, crescono in elevazione e potenza poetica, proprio per questa atmosfera di grazia, di candore, di innocenza, di purezza che pervade entrambi i Carmina. Punto finale sulla interpretazione di un testo. Certo, noi abbiamo la libertà, sempre però vincolata da criteri interni, anche storici. Ecco, io non posso interpretare una poesia di Catullo con i canoni o la mentalità tipica del mondo romantico, non avrebbe senso. Dovrei più che altro collocare nel contesto storico, vedere il senso di questo epicedio all'interno della letteratura greco-latina. Però
E poi potrei avere comunque una libertà interpretativa sempre vincolata al buon gusto e al buon senso. In ultima analisi, io raccomando di rifuggire da quelle interpretazioni spacciate come verità assolute, che si basano su una visione quasi manichea del testo o dell'autore, che secondo me sono degli inutili estremismi. Chiudo soltanto con un esempio. Ad esempio, un critico straordinario come Benedetto Croce scrisse questo giudizio tra i tanti su Catullo. Nessun pensiero religioso o filosofico travagliava Catullo, nessuna lotta morale lo impegnava, nessun affetto politico o guerriero. Gli mancava quel pathos che è di Lucrezio e di Virgilio, del cuore che palpita per l'universale. Perché concludo con questo giudizio di Benedetto Croce, tra l'altro scritto in una forma splendida? Per invitare appunto coloro che ascoltano o dovessero ascoltare questa registrazione a tenere sempre una via di mezzo, un certo equilibrio interpretativo. Mi si dirà: ma tu chi sei che critichi il giudizio del Croce? La risposta è semplice: io non sono nessuno come Ulisse, però mi baso su questo breve giudizio di Benedetto Croce, grandissimo critico, per dire che a volte la via migliore nell'interpretazione di un brano è proprio quella dell'aurea mediocritas, del non abbandonarsi a facili assolutismi. Nessun pensiero religioso o filosofico travagliava Catullo. Beh, noi questo non lo possiamo dire, perché è mai possibile che in tutta la sua vita Catullo non sia mai stato attraversato, se prendiamo letteralmente questa affermazione, da un pensiero religioso? Primo. Secondo, se noi conosciamo il Liber, sappiamo già che l'essenza di questo suo sentimento ha dei connotati religiosi, sentimento d'amore nei riguardi di Lesbia, o alcuni componimenti, come per esempio la preghiera agli dèi, si tinge di forti accenti religiosi. Per quanto riguarda la filosofia, indubbiamente Catullo, di buone letture, giovane aristocratico, colto, l'aveva quasi sicuramente studiata. Nessuna lotta morale lo impegnava. Secondo me neppure questo può essere scritto o affermato. Perché? Perché, ripeto, questo suo sentimento di dedizione, di amore, di affetto, è un vincolo che lui spiega con delle parole fortemente morali, fedus, un patto che va oltre la vita, che va oltre il tempo, la fides, la lealtà. Quindi è un amore che è scandalo agli occhi dei ben pensanti, però allo stesso tempo ha anche i connotati dell'amore tradizionale e quindi morale. Nessun affetto politico guerriero. Beh, guerriero preso alla lettera a livello proprio militare, di combattere, di militare in un esercito, questo evidentemente ha ragione Croce. Però, ecco, Catullo a suo modo è un guerriero che lotta per conquistare e tener viva la fiamma del suo amore. Nessun affetto politico, una posizione politica sicuramente degli ideali li aveva, visti Carmina contro i vari politici dell'epoca. Gli mancava quel pathos che è di Lucrezio e di Virgilio. Beh, ma è chiaro, Lucrezio era Lucrezio, Virgilio era Virgilio. Comunque sono due autori che, con le loro differenze, si sono dati a poemi epici. Uno, Lucrezio, per finalità e argomenti filosofici, l'altro più propriamente epici celebrativi, cioè Virgilio, ma Catullo batte tutto un altro terreno, tutte altre vie poetiche, altri generi poetici, per cui è chiaro che gli mancava quel
quel pathos che è di Lucrezio e di Virgilio, del cuore che palpita per l'universale. Finiamo qui perché i minuti sono passati velocemente. Grazie, arrivederci.